Buonasera ragazzi a tutti, benvenuti nella prima puntata del campionato Interforum tra i quattro forum che sfruttano il gioco di Project Cars su PS4. Le qualifiche si sono già avviate, i ragazzi stanno già facendo i primi giri e in attesa di vedere i primi tempi sul monitor, andiamo un po' a vedere quella che è la struttura del campionato. Come funzionerà questo campionato? Il campionato è diviso in 5 gare, ogni sessione è una combo di ovviamente auto e pista diversa e ogni combo è stata scelta da uno dei quattro forum. I quattro forum sono il Drive for Fun, Formula Italian Team, l'R86 e il VDA. Primo appuntamento vede la McLaren 650S GT3 qui a Imola possiamo vedere già i primi tempi. Abbiamo Texta stampato 1.44.2 e sta guidando il gruppo. Le altre gare saranno il 21 ottobre, ci sposteremo a Spa con la Ferrari 488, sempre GT3, l'11 novembre a Le Mans Bugatti con l'Audi R8 24 ore, sempre GT3, il 2 dicembre a Silverstone con la BMW M6, mentre il 16 dicembre ci sarà la gara Endurance al Nürburgring combinato con la Mercedes AMG. Il sistema di punteggi è molto molto particolare. Adesso noi siamo collegati da questa stanza, ma in contemporanea ci sono altre tre stanze che stanno facendo lo stesso tipo di gara e ogni stanza è formata da tre ragazzi di ogni singolo forum. La cosa diciamo interessante è che il punteggio finale della classifica non sarà dato dal singolo pilota, ma verranno sommati tutti i tempi delle quattro lobby. Il primo prenderà 48 punti, il secondo 47, il terzo 46, fino all'ultimo che ne prenderà soltanto uno. Dopodiché si andranno a sommare tutti i punteggi di tutti i ragazzi con i rispettivi forum fino ad avere la classifica finale con i quattro forum. Sarà molto interessante vedere alla fine come i ragazzi sono giocati questa magnifica opportunità, perché è la prima volta che quattro forum italiani si organizzano assieme per creare diciamo il primo campionato tra tutti i forum che usano Project Cars. Ma spostiamoci adesso in pista. Siamo su Matt del VDA, che sta completando quasi il suo giro. Imola sempre un tracciato piuttosto insidioso, nasconde un sacco di insidie e gli slot meteo di questa gara saranno molto particolari. Vedremo poi come si andrà a delineare il tutto. Adesso abbiamo uno slot che è abbastanza luminoso, se guardiamo il cielo è piuttosto nuvoloso e quindi l'asfalto non si va a surriscaldare più di tanto. Qui abbiamo Tex che lascia passare tutti quanti prima di rientrare. Ecco Cree con la livrea rossa del Formula Italian Team, che andiamo a chiamare Fit, si appresta a lanciarsi per provare a stampare il miglior tempo, che per ora è di Big Mask, 1.44.258. Saliamo in macchina con Cree. Scusate, mi sono dimenticato di salutare il mio partner di commento, che è il buon The Black Sheep, che mi aiuterà, Guido per gli amici, che mi aiuterà stasera con la regia della gara. Tex comunque distanziato da Deep Mask di soli 26 millesimi. Poi abbiamo Apiculture che
distanziato di 108 millesimi, sono quattro piloti nel giro di quasi due decimi, che è molto bello. Questo fa ci si aspettano delle qualifiche davvero davvero entusiasmanti. Andiamo Caster VR, sempre del VDA, che si appresta a entrare quasi nel terzo settore. Qui siamo alla variante alta, si dovrebbe staccare quasi all'altezza dei 100 metri per poi effettuare la doppia chicane. Imola è una pista molto molto insidiosa su Project Cars, perché le penalità sono davvero molto molto facili da prendere, quindi l'abilità del pilota sarà quella di dare sì il massimo ma senza esagerare, perché uscire con tutte e quattro le ruote dalla linea bianca va a far scattare la penalità, quindi se non si rallenta tutto viene annullato. Cree intanto fa registrare il miglior giro, 1.44.199, super giro. Chissà se verso la fine, quando la pista sarà un pochino più gommata, si riuscirà a scendere sotto il muro del 44. Vediamo se i ragazzi di stasera riusciranno nell'impresa. Ottimo, Cree tiene molto bene la traiettoria, si allarga quel che basta prima di spingere giù tutto il pedale dell'acceleratore. Questa è una delle curve più insidiose, perché il cordolo tende a far uscire la macchina sull'esterno e lì la penalità è molto molto semplice da prendere, quindi vedremo un po' poi in gara come si evolverà. Caster VR in quinta posizione, seguito da poi Crisotto del FIT. Matti il Matto occupa l'ottava posizione, mentre Mauz è nono. Per ora decimo è Kur, che penso potrebbe essere Carlo Atuono, mentre Cecco 79, undicesimo, chiude il tutto BRA, di cui non ho però riscontro sulla lista. Mentre Lupin 86 fa stampare un 1.43.8, sono 27 millesimi davanti a Cree del FIT. Un bravo Lupin 86 del VDA, ottimo giro. Davvero davvero difficile far girare queste McLaren su questi tempi, perché sono auto molto difficili da settare. Come si cambia un parametro, se ne sconvolgono altri 10, quindi bisogna sempre stare molto molto attenti da questo punto di vista. Ora Tex, molto incattivito, perché per ora è fuori dal podio e conosciamo il buon Tex, sappiamo che lui non vuole stare al fuori dal podio, insomma, quindi sempre al massimo. Ora vediamo Mauz che si appresta a iniziare il giro, mentre Deep Mask spara un 1.43.820. Per ora il miglior tempo, siamo i primi 5 nel giro di mezzo secondo.
Regista, per favore, mi fai un secondo sul guido, sul bra, 12, che mi manca il suo nick. Ok, bra Kopov, ok, perché non ce l'ho nella lista. Perfetto. Con la livrea dell'R86, perfetto. Ottimo, un po' più in difficoltà per Acopova che non è ancora riuscito a far stampare un giro cronometrato. È sull'1,55, ha ancora margini di miglioramento. Un po' lungo e qui se finisce con tutte e quattro le ruote, purtroppo il gioco non permette di far concludere il giro. Spostiamoci invece su Deep Mask, che sta tenendo la pole. Magari facciamo un bel camera car per far vedere un po' come riescono a fare questi favolosi tempi questi piloti. Un po' largo anche qua Deep Mask, quarta marcia, va in discesa, frena leggermente, scala di 1 e poi in seconda fa la salita, che col rettilineo arriva poi alle acque minerali, scusate, alla variante alta. Ottimo, presa perfettamente la variante alta da parte di Deep Mask. Ora c'è la discesa, il punto di frenata è leggermente prima dello scollino. Qui però si sta preparando per effettuare l'ultimo giro. Ora si lancerà, ora si lancia, perfetto. Mentre Cree abbassa ancora l'asticella, si arriva a 1,43, 7,80, 40 millesimi da Deep Mask, che ora con questo giro proverà a riprendersi la posizione della pole position. Punto di staccata qui più o meno sui 100 metri, via tre marce, in seconda, tutto in pieno, fino ad arrivare alla prossima chicane ai 50 metri, via una marcia, si fa in seconda. Anche qui bisogna stare molto attenti, e qui al tornantino invece bisogna stare vicini vicini al cordolo per poi riuscire ad accelerare il prima possibile. Vediamo qui come si appresta a fare questa curva. Molto bene, molto veloce Deep Mask. Adesso aspettiamo di vedere al prossimo intertempo come. Qui l'ha persa un po' e infatti arriva un po' lungo. Arriva un po' lungo Deep Mask. Variante alta. Molto bene. Un po' lungo, mi sa che in questo giro non si riesce a migliorare. Deep infatti decide di abortire il giro. Passiamo su Lupin invece, che al momento occupa la terza casella ed è in vantaggio di 132 millesimi sul suo miglior giro, quindi virtualmente in pole position. Vediamo un po' come si va a posizionare. Quattro piloti sotto il muro dell'1,44, Tex a 59 centesimi. Ora qui Lupin arriva lungo, quindi giro da rifare. Anche Deep Mask taglia la prima chicane, non si capisce bene perché. Mouse, the drive for fun. Arriva alle acque minerali. Anche lui prende la salita in seconda marcia. Bisogna riuscire a rimanere dentro con le quattro ruote all'interno della linea bianca, se no il gioco ci penalizza. Molto bene.
esce molto veloce, anche se questo potrebbe essere il suo giro di lancio, perché come vediamo sta ancora scalando le ruote. Andiamo a vedere. Mancano intanto 10 minuti e 55 secondi alla fine delle qualifiche ufficiali. Prima che parta la gara ricordiamo è di 36 giri, quindi molto molto lunga per i piloti non deve essere facile riuscire poi a concludere la gara senza riportare anche un po' di stanchezza, perché ovviamente 36 giri sono da affrontare al massimo sempre al massimo dell'energia, perché anche se il Pullman dovesse fare una super gara ed essere distanziato dal secondo, magari anche 30-40 secondi, purtroppo poi deve paragonarsi agli altri ragazzi delle altre lobby, quindi non può rilassarsi e andare piano, perché vincere questa gara non gli assicura di essere il più veloce e di prendere tutti i 48 punti in palio per questa serata. Che intanto sempre in pole 1:43.780, super giro davvero. Io ho provato a correre con questi ragazzi, ma devo dire che questi tempi sono davvero davvero dei super tempi. Girare sotto il 45 non è assolutamente semplice. I ragazzi sono arrivati addirittura a scendere sotto il muro del 44. Per ora due ragazzi del FIT e uno del VDA e anche Mouse del Drive for Fun per ora sono riusciti nell'impresa. Qui abbiamo Chris Otto, conosco molto bene il mio rivale in pista, si appresta a fare la variante alta, via tre marce, bravissimo a rimanere dentro. Intanto Cree fa un nuovo giro record 1:43.614. Chissà se basterà per partire dalla prima casella. Molto bene, molto bene. Anche nelle retrovie c'è molta, molta battaglia, perché abbiamo qui l'acronimo MAT che ha fatto 1:45.346, distanziato di neanche un decimo da Crisotto. A sua volta il ragazzo dopo dell'R86 è a 2 decimi da Matt, quindi molto molto bene. Intanto abbiamo un incidente da dietro, un ragazzo del FIT è andato a muro, però per fortuna nessuno dovrà pagare milioni di euro per riparare le vetture. Basterà rientrare ai box e riuscire per avere la macchina bella che è sistemata. Mancano 7 minuti e 20. La sfida è sempre più accesa. I tempi si abbassano sempre di più. Anche qui nelle retrovie abbiamo 3 piloti nel giro di 4 millesimi. Lupin, Mouts e Apical Tour sono due. Hanno fatto 1:43.898, 1:43.900 e Apical Tour 1:49.02. Penso sia incredibile questa cosa. 6 piloti in 4 decimi e mezzo. Ma dal secondo al quinto sono in 82 millesimi. Quindi siamo molto molto vicini al limite.
Ovviamente noi salutiamo tutti i ragazzi che ci stanno seguendo nella diretta e anzi, se avete qualche domanda, qualche curiosità, non esitate a chiedere che faremo il possibile poi per rispondere a tutti quanti. Pezzi deve fare molto veloce questo settore, ha una macchina del feed davanti che non dovrebbe creare troppi problemi, anzi potrebbe sfruttare un po' la scia in rettilineo perché la scia si sente molto soprattutto nel rettilineo principale. Macchine riescono a guadagnare anche 2-3 decimi stando in scia dall'inizio. Abbiamo quattro ragazzi ai box, staranno magari trovando gli ultimi accorgimenti per il setup della macchina. Ormai siamo a 5 minuti e 30 dalla fine delle qualifiche, quindi il tempo stringe. Bisogna uscire, fare un giro di lancio. Il secondo giro tendenzialmente è quello che è buono, ma non dà l'opportunità di fare il miglior tempo, mentre invece di solito il tempo migliore è il. Si fa al terzo giro. C'è un Big Mask che evidentemente è lui che si è andato a schiantare contro le barriere prima con la macchina un po' rovinata. Ora Lupin che partirà al momento potrebbe partire dalla seconda fila. Vediamo un po' come va a chiudere questo giro, un po' largo qui forse, ho visto della terra alzarsi ma la telecamera non dava troppa profondità. Ora al massimo, anche lui dietro a una McLaren dell'R86, vediamo se riesce a prendere qualche decimo utile per scavalcare qualche posizione. No, non riesce, ma probabilmente questo era il giro di lancio perché segniamo un ritardo di 11 secondi, quindi questo potrebbe essere il giro buono. Qui abbiamo Cree invece, Cree che si appresta a terminare il suo giro. Cree penso possa essere soddisfatto di questo suo giro che per ora gli sta permettendo di stare in pole, dato che dalle nostre telemetrie vediamo che sta girando a pieno carico, quindi probabilmente sta già testando il setup per la gara. È contento, pensa di aver fatto un ottimo tempo. Di Masco la macchina un po' rovinata, ma solo esteticamente perché poi meccanicamente va tutto alla grande. Come potete vedere c'è tutto il parabrezza distrutto, ma vi assicuriamo che la macchina non risente di tutti questi danni. Mancano 5,8 litri al serbatoio di Masco, quindi finito questo giro probabilmente farà il suo giro lanciato. Vediamo qui ai 100 metri, si stacca, si salta sui cordoli e l'abilità è quella di rimanere dentro, dando sempre, sempre il massimo. Anche Checo 79 è riuscito a fare il suo tempo migliore, 1.47.7, bene. Sono tempi un po' più lenti, ma vi assicuro che sono comunque tempi velocissimi. Non è assolutamente facile riuscire a chiudere un tempo senza fare errori, davvero davvero impegnativo, quindi molto bene. Ok, qui abbiamo Lupin 86. Fa le curve delle acque minerali. 1, 2, in seconda, su, bravissimo a non uscire dalla linea bianca. 1 po' lungo, quindi un giro che non va, ora però deve prepararsi bene per
effettuare l'ultimo tentativo. Seconda marcia, la prima praticamente non si mette mai in questo circuito, alcuni la mettono al tornantino della rivalsa, ma la maggior parte dei piloti la fa in seconda. Ricordiamo poi che gli assetti sono assetti aperti, quindi ognuno può assolutamente modificarli a suo piacimento, adattare il più possibile l'assetto al proprio stile di guida. Ultimi 45 secondi, vediamo. Ah, Dave Musk ha deciso di suicidarsi contro la parete dei box, probabilmente innervosito dal fatto che Cree gli ha soffiato la pole con ben 2 decimi di distacco. Ma Dave Musk deve essere più che contento di questo tempo, perché una prima fila tutta fit sicuramente può aiutare in ottica campionato, ma bisogna poi vedere la gara come andrà. Bravissimo anche Lupin, che in pleno 86 del VDA, pneumatico tour, che sta facendo il suo ultimo giro. Deve essere un giro velocissimo, gli basta migliorarsi di 5 millesimi per scavalcare 2 posizioni, quindi partire dalla terza casella, il che non sarebbe davvero male per il VDA. Per il Drake Profan, scusate. La maggior parte dei piloti adesso ai box, sono pochi quelli ancora fuori. Cree penso stia girando per studiare il suo passo gara, abituarsi già alla vettura. Abbiamo fuori ancora Apicoltour, Tex e Cresotto. Cresotto è distanziato di 1 secondo e 8 dai compagni. Questo sistema di punteggio però premia molto chi riesce ad arrivare anche a metà gruppo. Ah, qui troppo lungo, Apicoltour non riesce a migliorarsi, deciderà di tornare quindi ai box. Rimane fuori solo Cree, mentre mancano 58 secondi all'inizio della gara. Direi che i giochi sono praticamente fatti, perché Cree non penso vada a migliorarsi. Abbiamo quindi Cree che finisce la qualifica in prima posizione, rientra ai box con 1.43.6, poi Dave Musk, VRS, Lupin. Abbiamo poi Mauz, Apicoltour, adesso la grafica mi aiuterà. Apicoltour, poi abbiamo Tex, CasterVR, Matilmat, Crisotto, Bracopowa e poi gli ultimi due dovrebbero essere Cecco 79 e no, CasterVR l'abbiamo già chiamato. Ottimo, allora adesso siamo in attesa che i piloti carichino i loro setup per la gara, dopodiché partiremo con la gara ufficiale. A tra poco. Eccoci allora, pronti a
a partire con la prima gara di Interforum. Aspettiamo solo che si accendano i semafori, si scaldano i motori. Prima curva molto insidiosa perché non permette di troppi affiancamenti. Speriamo di non vedere vetture che finiscono poi nella ghiaia, perché poi recuperare la macchina è molto molto complicato. Sentiamo i rombi delle McLaren 650 GT3 che si preparano alla partenza di questo super campionato. C'è molta curiosità per vedere anche le altre stanze poi come finiranno. E speriamo sia una bella gara divertente, pulita. I piloti sono piloti esperti, però qualche contattino può sempre esserci. Speriamo di non dover incorrere poi a problematiche di questo genere. Adesso aspettiamo che finisca la sincronizzazione di tutti i dati. Abbiamo una prima fila tutta fit, tutta rossa. Apicoltour purtroppo vedo che ha abbandonato, quindi si parte in 11. Non vorrei che abbia avuto problemi con il caricamento del setup, ogni tanto capita. E purtroppo a questo punto non penso abbia speranze di entrare. Ok, possiamo partire. Inizia anche ad accendere i fari. 2, 3, si accendono i semafori rossi. E ora quelli verdi si parte, partita la prima gara di Interforum, Imola. Vediamo la prima curva come andrà a finire. Abbiamo Dib che è riuscito a superare Cree. Prima curva verso sinistra, poi verso destra abbiamo Dib, Cree, Lupin e Mautz, poi Tex e Matin Matt che guidano questa prima gara qui a Imola. Qualcuno un po' largo dell'R86 dietro. Molto bene, direi partenza più che pulita, meno male, non ci sono stati contatti. Abbiamo Crisotto tra i piloti del VDA e quelli dell'R86 che invece purtroppo chiudono il gruppo, purtroppo Apicoltour si è sconnesso, quindi non lo vediamo più, non è più un pilota in gara purtroppo. Cree effettua per la prima volta la curva delle acque minerali, un pochino largo Lupin che infatti viene subito attaccato da Tex che si affianca, no, decide di star dietro, vediamo se riesce a completare il sorpasso, no, decide di far andare comunque giustamente perché rischiava il contatto. Quella è una curva molto difficile, vediamo qualche pilota che esce largo, speriamo che non incappi in qualche penalità, mentre Dib e Cree intanto prendono il largo. Sono distanziati da 6 decimi e poi 2 secondi e 3 dal leader della corsa. Ora c'è il rettilineo, rettilineo che come dicevamo è molto molto lungo, quindi si sente molto la scia. Vediamo se Tex riesce a prendere molta velocità, siamo sui 2,45 km/h, è più veloce ma non ha spazio, non ha spazio, non dovrebbe riuscire a chiudere il sorpasso, vediamo in staccata, no, rimane dietro e lascia che Lupin stia davanti. Bracco un pochino largo, infatti c'è Caster che prova a passarlo e riesce, un ottimo sorpasso, bellissimo sorpasso da parte di Bracco Poua. Di Caster, scusate. Intanto davanti non cambia nulla, attenzione a Tex che rimane molto molto vicino. Con i fari accesi e mettere un po' di pressione all'avversario, ma non sembra subire troppo questi giochi. Bravo Lupin che effettua la curva delle acque minerali in modo impeccabile. Mentre abbiamo anche le prime penalità, abbiamo Matin Matt che ha preso un secondo di penalità come Bracco Poua, e come dicevamo le penalità saranno una
osso duro in questa gara. Intanto Tex si fa vedere, ma non è abbastanza lo spazio, rimane un pochino più interno, potrebbe uscire un pochino più veloce, però la curva dà vantaggio a Lupin e quindi le posizioni rimangono invariate. Ora però è molto molto vicino. Quarta marcia. Quinta marcia. Bellissima questa inquadratura. Possiamo notare quanto sono vicini e adesso si potrà vedere quanto la scia riesca a dare un aiuto ai piloti che sono dietro, anche se poi in frenata diventa tutto molto più difficile perché stare dietro. Attenzione, errore di Lupin. Errore di Lupin che esce. Vediamo se riesce a mantenere la posizione su Mouth. Sì, ha sentito un po' di pressione da parte di Tex perché ha fatto quella curva davvero davvero vicino e purtroppo Lupin 86 è arrivato un po' lungo finendo in ghiaia. È stato molto bravo a controllare la vettura perché in ghiaia le macchine sono molto difficili da controllare. Una volta perso il controllo sulla ghiaia, a parte che si scaldano molto molto le gomme, ma poi riuscire a tenere il controllo è davvero davvero difficile. Non abbiamo visto come mai Checo 79 sia in ultima posizione, probabilmente si deve essere girato, è un po' distanziato dagli altri, 10 secondi dalla posizione 10. Speriamo non ci sia stato nessun tipo di contatto. Mentre Tex si è messo all'inseguimento di Cree e Deep Mask. Deep Mask conduce, sembra abbastanza sereno, ma come dicevamo prima non può star sereno perché non sa gli altri ragazzi come stanno andando nelle altre lobby, quindi è costretto a dare il 100% per 36 giri. Siamo al giro 3, abbiamo il giro migliore da parte di Deep in 1.45.1, che con il pieno è un super super tempo, ma gli altri ragazzi non sono da meno perché si gira sul 45.6, 45.7 adesso per Tex. Vediamo Lupin come va a chiudere quel suo best, no, il suo migliore 1.48.4 come Mouts, che però adesso prende una penalità, probabilmente 1 o 2 secondi anche per lui. Sì, 2 secondi, quindi un po' più grave la penalità di Mouse. Peccato, probabilmente è uscito dalle linee bianche un po' più pesantemente, quindi il gioco è stato un po' più severo. Ottima staccata di Mask che tiene la macchina perfettamente, un leggerissimo sovrasterzo, ma il controllo è impeccabile. Doppia destra per la salita, con il rettilineo che porta alla variante alta. Molto bene, perfetto. Giro 4 per i ragazzi che stanno facendo una gara molto molto pulita. Gli stacchi sono simili. Vediamo Lupin che è molto molto vicino a Tex. Non vorrei che Tex abbia sbagliato qualcosa. Sono a 6 decimi, quindi molto vicini ancora. Stanno facendo una grandissima lotta da 4 giri e questo magari può avvantaggiare un po' i ragazzi di Fit che potrebbero allungare un po'. È molto importante non disconnettersi in queste gare perché qualsiasi posizione assicura comunque dei punti per il proprio forum. Vediamo intanto Crisotto che è molto molto vicino a Matin Matt. Vediamo se a fine rettilineo riuscirà a completare il sorpasso. È vicinissimo. Bravo Crisotto che decide di staccare un po' prima per evitare qualsiasi tipo di contatto, mettere un po' di pressione all'avversario. Arriva un po' lungo però. Attenzione, riesce a tenere, però perde una posizione. Ne approfitta Caster, mentre Bracco Powa non ce l'ha fatta. Ha chiuso il giro Crisotto in 1.47.0. Mentre Bracco Powa, attenzione, sovrasterzo, decide di partire mentre giunge un suo compagno che per evitarlo fa un miracolo. Attenzione ragazzi, super, stiamo attenti. Mentre Checo rientra, probabilmente danni. Bisogna rientrare molto lentamente ai box per evitare di
di prendere penalità mentre conclude il giro. Notiamo che i distacchi sono un po' aumentati, quindi probabilmente Lupin ha fatto un leggero errore, infatti è molto più distanziato da Tex, che ha chiuso l'ultimo giro in 1:47,9, quindi i tempi iniziano ad alzarsi leggermente, mentre che rimane stabile a 2 secondi e 3 dal compagno di squadra. I tempi sono molto veloci dei ragazzi del FIT, 1:45,3 per Dirmaschi, che è un ottimo andare, quasi tempo da qualifica per lui. Solo che la macchina ovviamente è molto molto più carica di carburante, siamo partiti con 105 litri contro gli 11 praticamente della qualifica, quindi 10 volte tanto. Abbiamo Mautz molto vicino adesso a Lupin, Lupin 86. Che deve provare a gestire nel migliore dei modi queste posizioni un po' avanzate. Un quarto posto potrebbe essere un ottimo risultato per la prima gara qui a Imola con le McLaren. Certo che l'ansia può giocare qualche scherzo, quindi quando ci si giocano le posizioni più ambite, l'errore poi dietro l'angolo. Attenzione, infatti Caster perde la vettura. Perde la vettura, ma anche Lupin, se non sbaglio. Infatti Lupin ha perso la vettura e Mautz è riuscito a passarlo, perché adesso si trova in quarta posizione a 5 secondi da Tex, che occupa la terza casella. Vediamo un attimo la macchina di Lupin, sperando che non abbia danni, che non debba rientrare. No, ma mi è sembrato solo un testacoda, quindi per fortuna è riuscito a evitare di andare a impattare contro le barriere. Però qui è uscito un po' largo, magari qualche danno, forse la sospensione potrebbe averlo. Vediamo se rientra ai box. Molto bene qui. Bravo Lupin. No, continua, quindi non ha nessun tipo di danno, è stato probabilmente soltanto un testacoda che però gli ha fatto perdere la posizione, infatti chiuderà questo giro in 1:51,4, ben 5 secondi sopra la media. Tanto Dibmas che chiude in 1:44,9. L'ultimo giro e si appresta quasi a doppiare il pilota R86, il Checo 79. La fase di doppiaggio è molto molto delicata, quindi i piloti dovranno far passare i piloti più veloci, ovviamente cercando di non perdere tempo, ma soprattutto cercando di non far perdere tempo ai primi. Ma diciamo che il ritmo di Checo è un po' più lento, quindi già adesso si sposta, rallenta e fa passare Dibmask. Ottimo, bravo, bellissimo sorpasso, ma soprattutto un comportamento ottimale da parte di Checco e in generale dei piloti. Molto bene, Checco è arrivato un po' largo, vediamo se lascia l'acceleratore per evitare di prendere penalità, approfittarne e far passare anche Cree. No, era ancora un po' lontano. Intanto i primi tre sembra che si siano allontanati un po'. Abbiamo Dib che continua a girare e a martellare sui tempi sull'1:45, vediamo questo giro come lo va a concludere. 1:45,7, perfetto, mentre c'è Cree dietro che chiude in 1:45,9, quindi distanziati 2 decimi di seconda, mentre Tex 1:46,1, che sembra l'unico che sia in grado di riuscire a mantenere il ritmo dei primi due, distanziato solo da 8 secondi e mezzo, però sarà molto molto importante non sbagliare, mentre gli altri ragazzi sono tutti più o meno distanziati di 3 secondi l'uno dall'altro, quindi una gara piuttosto regolare. Ottimo. Bracopova 98 passa sulla linea del traguardo con Caster VR che lo segue.
chiudono il giro in 1,44, mentre Martin Mark probabilmente ha fatto un errore perché è l'unico che ha chiuso il giro sopra l'1,51, quindi è finito in 1,55 e probabilmente ha avuto un problema, però a giudicare dai distacchi sembra che non stia perdendo poi più di tanto, quindi anche per lui potrebbe essere soltanto un problema di tenuta di testa coda. Infatti anche la sua McLaren non ha nessun tipo di danno, nessun tipo di problema. E si appresta a fare la curva delle acque minerali. Ora tocca a Tex riuscire a prendere Checo 76, 79. Sono distanziati ancora di qualche secondo, quindi non è una cosa che avverrà tra poco. Intanto Checo sta riuscendo a tenere il passo dei primi due perché non si stacca da Cree. A livello di tempi risulta più lento, però è sempre lì dietro. Ora Tex gli si avvicina molto. Uno sguardo ai tempi, no, sono tutti abbastanza distanti, ci sono sempre un paio di secondi tra un pilota e l'altro. Molto bene i primi sei che riescono a girare sotto il 48. Lupin ha fatto un'ottima qualifica, degli ottimi primi giri, poi è incappato in qualche difficoltà. Intanto Kurkut si perde il controllo della sua vettura, riprende e perde due posizioni su Caster e l'altro ragazzo dell'R86, Bracco Powa. Ora però io ho visto andare la vettura di Kurkuz a muro, quindi molto probabilmente qualche danno potrebbe averlo. E sarà quindi costretto poi infatti a tutta la parte anteriore della sua vettura che è completamente danneggiato. Intanto i primi continuano a martellare sui tempi 1,45,4 per Deep Mask, 1,46,1 per Cree, 1,46,7 l'ultimo giro di Tex, che però non ha ancora completato il giro. Vediamo un po' quanto chiude in 1,51,4, quindi un piccolo errore da parte di Tex, forse ha dovuto perdere un po' di tempo con il doppiaggio. Anzi no, non ancora, ha fatto un errore lui, intanto il ragazzo da doppiare Checco, si è girato, quindi più semplice, bravissimo, che aspetta, non rientra in pista, come hanno fatto piloti un po' più famosi qui a Monza, ma aspetta che tutti sfilino giustamente. Bravo Checco. Tanto Tex ha 14 secondi da Deep Mask, Mouts a 18, quindi si avvicina Mouts a Tex e Lupin invece a 22 secondi, sono distanziati tutti di 4 secondi. Ora Chris potrebbe avere nel mirino Lupin. Anche Cree continua a girare sull'1,45 a 5 secondi dal compagno, che però adesso fare le due curve, le ultime due curve, non lo vede più, lo vede sparire in fondo dal rettilineo e non ricompare. 5 secondi e 6 da Deep Mask. Che effettua le curve del primo settore. Sempre millimetrico nella guida, ottimo. Prima
prima per lui. Al tornantino. Ora curva a sinistra. Perde un attimino il controllo, ma la tiene molto molto bene. Intanto c'è Caster che ha un secondo da Bracopova, infatti lo vede lì davanti, un secondo e 8. Ah, da Kurkuč, scusate, non da Bracopova. No, probabilmente Kurkuč è in fase di un doppiaggio. Ok. Un po' più lontano, invece qui. Ok, Checco invece che chiude il giro. Tra un po' dovrà far spazio a Chris. Anzi no, a Lupin, che intanto si è portato a 2 secondi, quasi 3, da Mautz. Lupin saldo in quinta posizione. Sembra aver ritrovato un po' di fiducia nella macchina dopo qualche errore, mentre Caster è sempre più vicino a Bracopova. 1 secondo e 3. Un secondo, preso 2 decimi, quasi 3 decimi, effettuare queste 3 curve, ora potrebbe risentire della scia, vediamo se riesce a guadagnare qualcosa. Sta molto più stretto Bracopova. Fari accesi per Caster. Come dire, io sono qui, ti vedo, voglio passarti. Molto vicini i due ragazzi. Ora sono 4 decimi che li separano. Vediamo Bracopova come risponderà all'attacco di Caster. Ora i punti per sorpassare sono molto pochi in questa pista. Vediamo se riuscirà a farlo al tornantino. No, era troppo lontano. 6 decimi di distacco, sembra però guadagnare qualcosa, la scia lo sta aiutando, via 2 marce, molto bene, 6 decimi e 4, c'è Checco che si sposta, bravissimo, per far passare due ragazzi che sono in lotta. Bellissima la curva, la chicane, la variante alta. Quattro decimi, sempre più vicino, vediamo un po' come affetterà le ultime 2 curve. Serve molta spinta adesso, un po' troppo largo forse. Però riesce ad accelerare forse prima, perché invece Bracopova è finito sul cordolo, quindi probabilmente è uscito un po' più lento dall'ultima curva, infatti sta guadagnando 2 decimi. Ora si sente molto la scia, si affianca, sta sull'esterno, vediamo se riesce a chiudere il sorpasso, allunga un po' la staccata Bracopova, ma probabilmente finirà un po' lungo, infatti è così, e infatti riesce a passarlo. Bravo Caster, ha fatto un'ottima azione di attacco, perché se l'è studiata dall'ultima curva, è uscito molto più veloce per affiancarsi sul rettilineo e indurre il povero Bracopova all'errore. Bravo Bracco a non chiudere, intanto abbiamo Lupin che è a 6-7 decimi da Mautz. Anche loro due stanno riaccendendo un po' la sfida. Probabilmente un errore di Mautz ha comportato poi questo avvicinamento da parte di Lupin, che sembra molto molto veloce, infatti fa il suo miglior settore,
un decimo in vantaggio, qui era un po' lungo, è arrivato vicinissimo, ha rischiato il tamponamento, infatti ha dovuto correggere e probabilmente ora uscirà un pochino più lento, rischia qui perché va un po' largo ora. Lupin probabilmente dovrà alzare leggermente il piede per evitare di prendere penalità, e infatti così fa, perché abbiamo visto l'acceleratore sulla destra come ha interrotto la sua corsa. Curva 1, curva 2, sempre uno dietro l'altro. Molto bene, perfetto. Qui esce molto più veloce Lupin rispetto a Mautz, però si difende benissimo mantenendo l'interno. Arriva un pochino lungo, vediamo Lupin in uscita se dovrebbe avere un pochino più di trazione. Ma Mautz sembra andare molto molto bene. Forse ha frenato un po' anticipatamente Mautz, ma Lupin poteva prevederlo, infatti è riuscito ad evitare il disastro. Ora qui deve riuscire a prendere molto più stretta la curva, perfetto, per non avere problemi poi in uscita, essere molto più veloce. Mautz difende già all'interno, non si allarga, si allarga ora, sta difendendo la sua quarta posizione con le unghie. Lupin che qui perde un attimo la macchina, è incollatissimo, 118 millesimi, 88 millesimi di distacco, 62, sono appaiati, si sono sfiorati, hanno perso il controllo in frenata, ma per fortuna non è successo nulla. Lupin rimane dietro, ma diciamo che la gara è ancora lunga, siamo solo al giro numero 15, quindi potrà studiarsi altri attacchi, mentre gli altri ragazzi sono piuttosto distanziati. C'è Cree a 8 secondi da Dib, 10 secondi dietro abbiamo Tex, 10 secondi ancora dietro abbiamo Mautz che sta lottando ancora con Lupin. Direi di seguire questa battaglia perché è l'unica al momento, gli altri stanno conducendo la loro gara senza nessun tipo di problema. Bellissime le inquadrature interne, ci fanno apprezzare tutti i movimenti del volante da parte del pilota. Prima si esce forse un pelino largo, bellissimo però. Mentre Crisotto potrebbe approfittare di questa lotta in sesta posizione e recuperare qualche decimo sui due ragazzi che stanno lottando egregiamente e si stanno tra l'altro avvicinando molto a Tex, che probabilmente ha fatto un errore perché era a 10 secondi da Chris e adesso si trova a 17 secondi, quindi sicuramente sarà finito sulla ghiaia e allora qui la sfida si riapre. Si riapre, potrebbe diventare un giochino a tre tra Tex, Mautz e Lupin. 86. Che sono distanziati da 2 secondi al massimo. Mautz qui arriva lungo, allora Lupin potrebbe infilarsi. Non ci sta. Ah, attenzione, Lupin perde la macchina in fondo al rettilineo. Peccato, secondo me non si aspettava l'errore di Mautz. E allora adesso Mautz può dedicarsi solo a Tex davanti a lui di 2 secondi, mentre Chris può riaccendere la battaglia dietro con il buon Lupin, perché questo errore l'ha portato praticamente a 3 secondi dal pilota Fit. Bravissimi piloti a non prendere tante penalità, solo 4 sono caduti nella trappola della penalità, gli altri sono riusciti tutti a fare un ottimo lavoro. Siamo al giro 16, quindi quasi al giro di boa. Adesso la gara diventa molto impegnativa perché più o meno dal decimo giro la macchina inizia ad essere un pochino più instabile, le ruote iniziano a consumarsi, a tenere meno la strada. Si ha un leggerissimo sottosterzo nelle curve, questo sicuramente non aiuta i piloti che invece devono mantenere la concentrazione il più possibile.
Tanto abbiamo Prakopova che ha fatto un pit stop, potrebbe riaccendere la sfida con un Checo 79, intanto rientra con alle spalle probabilmente Deep Mask Cree, che è uno dei due ragazzi fit, sì, Deep Mask, vediamo se anche questo doppiaggio sarà fatto, Deep Mask fa notare la sua presenza accendendo e spegnendo i fari. Però sembra ancora piuttosto distante il Braco Power dell'R86, quindi. A fretta, a fretta, Team Mask, perché sa che non può perdere tempo perché ci sono altri tre ragazzi nelle altre tre lobby che stanno provando ad attaccare il suo primato. Almeno altri tre ragazzi, perché ricordiamo che se il secondo o il terzo di un'altra lobby fa un tempo minore nel complesso rispetto a Deep Mask, il povero Deep Mask si troverebbe più giù nella classifica. Ora Brakopova potrebbe lasciare spazio, infatti probabilmente sta facendo i pari ancora Deep Mask. Brakopova prende l'uscita larga e aspetta ad accelerare facendo passare Deep Mask. Ha aspettato il punto più consono per evitare di perdere più tempo meno tempo possibile. Buona gara anche di Martin Matt, che ha una penalità, ma è sempre lì, a 10 secondi da Chris Otto. Diamo uno sguardo alle penalità, vediamo quanti secondi hanno accumulato i piloti. Abbiamo 2 secondi per Mautz, 2 secondi per Matt il Matt, 3 per Kurkuz, 10 secondi per Brakopova, che probabilmente è entrato troppo velocemente nella corsia dei box, e quindi il gioco gli ha dato 10 secondi di penalità. Ricordiamo che il limite massimo di 60 km/h, quindi il pilota deve mettere il limitatore prima di entrare in corsia box. Tanto Chris è a 9 secondi e 3 dal primo. Deep Mask, due ragazzi fit stanno conducendo la gara, mentre Tex del Drive for Fun sta occupando per ora il terzo gradino del podio. Ma siamo al 18° giro, metà gara, quindi la gara è ancora molto molto lunga. Quando c'è con l'auto rovinata, vediamo se ha fatto un incidente, quindi dovrà rientrare ai box. No, no, non vedo scritte di pit, quindi non ci sono stati problemi. Abbiamo Mautz a 3 secondi da Tex. Ora sarà importantissimo non commettere errori perché potrebbe compromettere la gara. Ma i piloti stanno facendo davvero un lavoro eccezionale, ma più che adesso hanno fatto un lavoro eccezionale durante le settimane precedenti in cui hanno preparato questa gara nel migliore dei modi. Tanto si è aggiunta una penalità probabilmente per Caster, che non mi sembrava avesse penalità, invece preso sì un secondo adesso. Appena 38 secondi a 7 secondi dal 6 secondi e mezzo da Mautz, deve recuperare il gap di quell'errore che ha fatto via l'ultima curva, che purtroppo lo sta condannando alla quinta posizione e sicuramente gli starà strettissimo perché ha fatto un ottimo tempo in qualifica, un terzo tempo da paura davanti di pochi millesimi Tex e Mautz. No, e Apicoltour che purtroppo si è disconnesso. Ha avuto dei problemi prima della partenza. Tex sempre molto pulito. Facciamo un giro con lui. Vediamo un po' come
se il comportamento della macchina è cambiato. Qua un grande sovrasterzo, purtroppo quella curva è un po' in salita che poi si trasforma in discesa e quindi la macchina ha delle sollecitazioni molto molto importanti. Protex è un pilota molto esperto, quindi è riuscito a tenere la macchina nel migliore dei modi. La variante alta, qui ancora va a perdere un po' e adesso si fa dura, ragazzi, per i piloti, perché non penso che siano previsti pit stop, perché la gara si può terminare con un treno di gomme dure. Certo è che verso la fine si correrà sui cerchi quasi, quindi dovrà stare molto molto attenti a ogni singola curva, a ogni singola staccata. Ottimo, qui abbiamo Mautz che si appresta a fare la prima curva. Giù tutto, la riesce a tenere perfetto, forse un po' largo qua, no, riesce a tenerla molto bene, bravissimo Mautz, che ha 3 secondi da Tex, al podio a 3 secondi, quindi deve riuscire a non commettere errori, una leggerissima sbavatura che gli fa perdere 3 decimi dal pilota veneto. Molto pulito qui, Mautz prova a tenere la vettura più calma possibile, anche se forse questa guida un po' conservativa gli sta facendo perdere del tempo su Tex. Prende il cordolo, l'abbiamo sentito anche con l'audio della vettura. Variante alta, molto veloce qui Mautz. Vediamo se riesce a guadagnare qualcosa su Tex, no, anzi è Tex che si allontana leggermente a 3 secondi e 5 adesso, più lento rispetto al miglior giro di 6 decimi Mautz, ma adesso sarà dura riuscire a fare un giro degno di nota, però i primi 3 girano comunque sul 46, i primi 2 sul 46 basso addirittura, molto bene, bravissimi ragazzi, Deep Mask, Cree. E Tex dietro che lo sta seguendo. C'è Custer che si avvicina molto a Matt. Sono a 2 secondi. Vediamo se questo avvicinamento è stato frutto di un errore o se è proprio la guida di Custer che ha aiutato ad avvicinarsi molto al suo compagno di squadra. Ricordiamo che entrambi fanno parte del VDA, livrea bianca, nera, arancione. Siamo intanto al 21° giro, ne mancano ancora 15, quindi la gara è lunga amici, rimanete connessi che dobbiamo andare a vedere come terminerà. Forse ha mollato un po' perché il distacco si è ridotto leggermente. 8 secondi e 4. Mentre Matt è molto vicino a Chris, probabilmente ha sbagliato qualcosa Chris, sì, sicuramente, perché era solo a 3 secondi da Lupin, ora si trova a quasi 20 secondi, quindi vediamo se la vettura di Chris ha qualche danno. No, sembrerebbe di no. Ma Matt è molto deciso a prendersi la sesta posizione. Tanto Brakopov ha disconnesso, quindi dopo aver avuto un'altra sosta ai box probabilmente si è girato ancora e non ha avuto la pazienza di rimanere connesso, speriamo che non sia così ovviamente. Tanto Chris adesso deve difendere la sua posizione. Una bella lotta questa tra Chris, Matt e Caster. Sono tutti nel giro di 2 secondi. Col pilota Chris che guida il gruppetto. Vediamo
vedremo come esce dal rettilineo. Chris sembra aver avuto un buono spunto, ma adesso la scia sta aiutando Matil Matt sui 6 decimi e 7, 6 decimi e 4, però è ancora molto lontano per poter provare a sorpassare Chris. Ottima la staccata, si avvicina un po', molto pulito, può accelerare molto presto. Molto bene, bellissima sfida. Intanto Carter ha perso un po' di strada, è a 3 secondi dietro. Tornantino qui perde qualcosina, Matil Matt. Molto simili le traiettorie tra di Chris e Matil Matt, 0,27. Mancano 53 litri a Matil Matt, 14 giri alla fine. Attenzione, la perde, ma riesce a tenerla. Allora vediamo Carter se riesce ad avvicinarsi, perché lui invece è uscito molto bene. Adesso si trova a un secondo di distacco. Chris ha un po' di respiro. Variante alta, salta sul primo cordolo, salta sul secondo cordolo, un po' largo, infatti deve correggere per tenerla dentro, per evitare di prendere penalità. Vediamo se questo gli comporta un po' di ritardo su Matil Matt. No, anzi, curva fatta molto bene, forse un po' largo qui Caster. Chris non ha penalità rispetto invece ai due piloti VDA che lo seguono. Lui Matil Matt è uscito molto più veloce, adesso tramite la scia riesce a recuperare almeno un paio di decimi, però ancora troppo lontano per poter tentare il sorpasso. Belle, bellissime queste sfide. Purtroppo non ci sono tanti sorpassi, ma la pista non lo consente. Dobbiamo goderci queste gare con quei ragazzi che si sfidano uno dietro l'altro aspettando l'errore, che come vedete però è possibile che possa arrivare. Quindi sempre all'occhio. 4 decimi intanto in distanza, no, Caster da Matil Matt. I ragazzi VDA ovviamente non vorranno assolutamente perdere punti, quindi Larry Caster non ha la fretta, la gaina di sorpassare il suo compagno di squadra, perché l'importante è fare una bella gara, ecco. Perché come ricordiamo non c'è una classifica piloti unica, ma il punteggio di ogni singolo pilota che ne messono il calderone del proprio forum, e poi il forum che avrà più punti sarà il forum campione, ma questo lo sapremo solo a fine dicembre, quando ci sarà la gara Endurance, quasi un'ora e mezza di gara sul Nürburgring combinato nell'inferno verde. Assolutamente un evento da non perdere, perché mette la dura prova tutti i piloti. Ricordiamo che ogni forum ha a disposizione 18 piloti, ogni squadra è formata da 18 piloti, ogni weekend di gara parteciperanno alla gara solamente in 12, in molto vicini, 3 decimi, ora si è dimezzato il distacco. Vediamo se mette un po' di pressione Caster, può essere la scelta sbagliata per il VDA, o magari per una questione di gerarchie Caster vuol far vedere che lui è sul pezzo, e quindi decide di stare vicino a mettere un po' di pressione al suo compagno Matil Matt. Fari accesi per lui, vicinissimi, 4 decimi, probabilmente troppo vicini, infatti fa una traiettoria completamente diversa. Caster che però gli permette di avvicinarsi molto al suo compagno. 3 decimi e 9. Tanto Caster fa una traiettoria molto più pulita, qui esce molto più veloce. Vediamo la variante alta come si comportano i due piloti. Niente, rimane dietro,
un salto da parte di Matilmat. Cazzo, l'hai finito un po' largo. Sembra non aver subito troppe penalità. Diamo un occhio diamo uno sguardo anche alle penalità ancora, vediamo un po' come sono. 2, 3, 1, 3, ok, perfetto, no, nulla, è rimasto tutto invariato. Se ritorniamo sul rettilineo, che adesso c'è la prima curva, che è quella, se Castor riesce a prendere un po' di velocità può riuscire ad attaccare il suo compagno, però non penso che riesca, infatti non è così. Decidono ancora di fare il giro molto molto vicini. Tanto Mautz si trova a 3 secondi da Lupin, quindi ha perso una posizione Mautz. Vediamo un po' se ha qualche danno sulla vettura, sembrerebbe di no. Adesso quando concluderà il giro vediamo se è stato in questo giro o in un giro precedente che ci siamo persi. Al momento tutti stanno girando sotto 1,50, quindi molto regolare come gara. Vediamo se rientra ai box. La vettura sembra a posto, sembra non avere troppi danni a livello estetico. Vediamo, sinceriamoci, che non ce ne siano anche a livello meccanico. Intanto allora Lupin è tornato in quarta posizione, a 12 secondi da Tex, che è a 20 secondi da Cree, che è dietro a Deepmask di 4 secondi. Quindi Cree sta spingendo, infatti Deepmask ha chiuso in 1,50. Mautz, vediamo adesso in quanto chiude. Chiude giro in 1,46, no, quindi è successo in giro precedente, ce lo siamo persi. Siamo persi l'errore di Mautz. Mentre Dib, che ha chiuso in 1,50, probabilmente ha fatto qualche errore. Ora è importante riuscire a mantenere la concentrazione ed evitare di incappare in stupidi errori che possono compromettere la gara. Intanto abbiamo sempre Chris, Matt e Caster a un secondo di distacco uno dall'altro. Molto molto vicini. Sembrava avesse sfanalato, invece no, era la sagoma della vettura di Caster che si è nascosta dietro quella di Matty Matt. Molto molto vicini, molto accesa la lotta qui. È il terzetto più in lotta di tutti. Ci apprestiamo ad arrivare alle acque minerali. Chris, che deve riuscire a mantenere il passo, anche lui ha preso una penalità, fino a poco tempo fa non l'aveva. Qui intanto Matilmat arriva un po' largo, vediamo se Caster riesce ad approfittarne. No, perché adesso staccheranno praticamente assieme. Purtroppo deve rimanere ancora dietro. Attenzione, perché qui finisce largo Matilmat, quindi sicuramente quel gioco non avrà perdonato. Se è vero come se è vero in qualifica, sicuramente non avrà perdonato, però invece no, sembra che non debba alzare il piede Matilmat, quindi può continuare tranquillamente. Il terzo giro 27, mancano 9 giri alla conclusione. Che si sposta per evitare di far prendere proprio tutta la scia ai suoi avversari. Ci avviciniamo alla prima curva, ma gli stacchi sono molto elevati, quindi difficile riuscire a effettuare un sorpasso qui. Molto bravi. Che si è riportato a 5 secondi, quindi Dibar ha iniziato a martellare, è arrivato a 1,45,3 in questo giro, riesce ancora a girare sotto il muro dell'1,45,5, ora 1,45,7, mentre Cree ha
conclusi in 1:46,1. Anche Tex gira in 1:45,9, a 26 secondi dal primo, 20 secondi dal secondo. Ora deve riuscire a portare a casa la sua posizione per evitare casini, mentre Caster è sempre molto molto vicino a Matti Matt, insomma 4 decimi. Lupin è riuscito a tornare in quarta posizione, un errore di Mounts l'ha graziato, e ora ci si aspetta che Mounts ritorni sotto, è a 4 secondi e 6 da Lupin. E poi abbiamo il nostro terzetto con Chris, Matin Matt e Caster, con Caster che non ha nessuna fretta di superare Matin Matt, ma forse vorrebbe ingaggiare la lotta con Chris per riuscire a portare a casa qualche punto in più. Però Matin Matt non ci sta, attenzione, perché Chris ha avuto un problema in questa curva per mantenere la macchina e quindi perde due posizioni sul team del VDA, e ora sarà incarognito per riprendersele entrambe. Vediamo se riuscirà. Intanto finisce un po' largo Caster, ora sicuramente dovrà mantenersi in fila. Crisotto ci prova, ma non riesce a portare a termine il sorpasso. Probabilmente Caster avrà qualche secondo di penalità in più perché è finito davvero largo la curva precedente. Attenzione, Chris perde la macchina, va a muro, e ora bisogna vedere se a livello di danni avrà qualche problema. Intanto Caster molto molto vicino al suo compagno ancora, come da 10 giri da questa parte. Ora che hanno guadagnato la posizione su Chris possono essere ancora più sereni, ma Caster non ha nessuna intenzione di mollare il retrotreno di Matin Matt. Intanto diamo un'occhiata ai tempi, c'è cioè Checo 79 che è un pochino più lento, probabilmente un errore ha condizionato il suo ultimo giro. Intanto Caster è sempre qui negli scarichi di Matin Matt, davanti alla gara abbastanza tranquilla, anche se ricordiamo che i piloti devono per forza dare sempre il massimo, perché non ha media. Un po' lungo qui Caster che forza un po' la staccata, forse si è perso il punto di dove staccare, e è arrivato un po' lungo, ha rischiato di tamponare il suo compagno di squadra, sarebbe stato un bel patatrac. Quindi un po' larghi entrambi, deve frenare Caster per evitare di finire troppo largo. Tanto Chris non è rientrato ai box, quindi è rimasto dietro, probabilmente per non perdere posizione anche su Kurkus. Anche se il distacco forse glielo permetteva, però ovviamente non vorrà perdere troppo tempo perché mancano 7 giri alla fine. E un pit stop adesso potrebbe condizionare la sua classifica overall. Anche qui ancora un pochino largo Matin Matt, sta tenendo di sempre Caster, vediamo se Chris riesce ad avvicinarsi perché ora è distaccato di 2 secondi e 2, però è un distacco che sembrerebbe aumentare, quindi probabilmente qualche danno può averlo Chris sulla sua vettura. Allora ora sarà molto più difficile riuscire a controllare la macchina, soprattutto nelle zone quelle un pochino più in salita o in discesa, in cui le sospensioni e gli ammortizzatori devono lavorare sempre nella migliore condizione per evitare di incappare in qualche testa coda. Credi chiude il giro in 1:46,1 e 1:46,0 per Cree. Si mantengono sempre questo 1-2 fit abbastanza saldo.
Vediamo la velocità di punta della McLaren di Dietmarsch, arriva a 2.45, 2.50 fino al punto di staccata, 2.53 la velocità massima in questa prima curva da parte di Dietmarsch. Vediamo invece Kri, che effettua anche lui la prima curva in maniera ottimale. Andiamo su Tex, che invece starà per arrivare anche lui in curva 1. Passa sul rettilineo, sulla linea del traguardo. Chiude il giro in 1.46 e 6. E anche lui arriva a 2.53. Intanto Checo deve effettuare un altro pit stop. Probabilmente un altro testa coda. Condannato il pilota a muro. E poi nel 1.47.1 Mauz arriva a 2.55, una velocità di punta leggermente superiore anche senza avere scie, quindi ottimo, ottima l'interpretazione dell'ultima curva da parte di Mauz, che gli ha permesso di arrivare 2 km orari di vantaggio in più rispetto agli altri. Intanto siamo a 5 giri dalla fine. Un po' largo qui Mauz, non la traiettoria ideale, 24 litri sulla sua vettura di benzina, che dovrebbero bastare per portare a termine la gara. Mancano solo 5 litri, considerando più o meno 3 litri e 3. 3 litri, 3 litri e 3 per giro, ce lo dovremmo fare abbondantemente. Intanto Caster sempre dietro a Matt e Matt girano con tempi molto molto simili, sia lui che Caster, mentre Chris un po' più lento ha perso ormai quello che era un terzetto, è diventato un duo tra Caster e Matt. Attenzione, perché forse qui Matt si sposta. No, 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 sembrava un gioco da telecamera. Rimane comunque davanti. Ovviamente per evitare di perdere la vettura è finito un pochino largo, quindi sembrava che stesse cedendo il passo, ma in realtà non cede assolutamente nulla. Tanto tempi fotocopia per i primi due, 1.45.655, 1.45.684, 30 millesimi di differenza per Dietmarsch e Kri, primi e secondi, questa prima gara del campionato Interforum. Siamo a 31 di 36. Molto vicino quei Caster, 3 decimi, esce un po' più veloce, infatti diventano 3 decimi e 2, poi aumenta un pochino il distacco, mentre Tex è sempre a 22 secondi da Kri e si tiene distante dall'Open di almeno quasi 13 secondi. Gara in solitaria per Tex. Ha fatto un paio di errori che non abbiamo visto, ma probabilmente ha perso la macchina in qualche curva, ha pagato per un attimo posizione su Lupin, ma poi è riuscito a stare saldamente in terza posizione praticamente da inizio gara. Anche lui arriva a 253 km/h, fa la prima curva, prima chicane. Qui perde un po' la macchina, riesce a recuperarla benissimo e si appresta a fare in pieno il tratto che lo porta alla fine del primo settore. Primi quattro che sono riusciti a non prendere nessun tipo di penalità. Primo settore che finisce qui. Andiamo Lupin. Mentre Tex ha chiuso con un tempo più lento di 6 decimi rispetto al suo best, vediamo Lupin come riesce a chiudere. Va un pochino sovrasterzo, la tiene benissimo Lupin, anche lui 8 decimi sopra il suo best.
mentre abbiamo sempre Caster e Matimat molto vicini. Faranno una gara, hanno fatto una gara appaiati. Tanto abbiamo Mouse che è lì per doppiare. Pilota R86. Vediamo se lo fa passare abbastanza facilmente, potrebbe farlo qui in questo rettilineo, finisce largo più a terra 86 e decide di alzare il piede per far passare Mouse, che è ancora lì, che si sta giocando la quinta posizione a 8 secondi da Lupin, e sta difendendo la sua posizione da Matin Matt a 25 secondi. Ultime due curve per Mouse, che va a concludere così il suo 33esimo giro, 32esimo giro, perché deve iniziare il 33esimo. Attenzione, l'errore di scalata, di entrata la seconda al posto della terza, quindi c'è stato un fuorigiri pazzesco della McLaren, quindi il distacco da Lupin aumenta di 2 secondi. Mentre Chris si è riportato sotto quasi il secondo di Caster, quindi il gruppetto si è riformato tra il sesto, settimo, ottavo. Siamo ancora qui, 1 secondo che divide Caster da Matimat e 1 secondo che divide Crisotto da Caster. Bravo Chris, che riesce a fare una traiettoria piuttosto pulita. Non sappiamo se ha danni sulla sua vettura, perché ha avuto un contatto col muro. Secondo me sicuramente danno all'anteriore lo avrà, se è stato fortunato è riuscito a risparmiare la sospensione. Intanto una vettura dell'R86 rimane ferma a lato per far passare il terzetto, che si sta giocando la sesta posizione. Girano su tempi fotocopia 47.3, 47.9, 47.4, quasi praticamente 47.5. Caster si è messo a protezione praticamente di Matin Matt, però potrà controllare la gara su Crisotto. Chissà se i piloti del WDA stanno comunicando. Stanno scambiando opinioni sul da farsi, ma sembrerebbe tutto abbastanza lineare. Forse un piccolo errore da parte di Tex, che passa da 23 secondi a 25, distanziato di 30 secondi da Big Mask. Ma rimaniamo su di loro, rimaniamo su Caster e su Matin Matt. Stanno provando ad accendere un po' questa sfida, prima gara Interforum. Siamo nel penultimo giro. Non so se inizia adesso l'ultimo giro. No, manca ancora un po'. Ok. Mentre Chris si è allontanato ancora, distanziato ora di 2 secondi. Attenzione, Caster arriva vicinissimo. Non sono riuscito a vedere se hanno avuto un contatto, spero di no, perché un danno adesso a Caster potrebbe essere un disastro atomico, perché c'è Chris. Infatti ha fatto questa curva un pochino più largo Caster, speriamo non abbia danni sull'anteriore. Molto bene, anche qui l'uscita. Vediamo l'entrata invece della variante alta. Sempre il ballo sui cordoli da parte delle 3 vetture. Qui sta un po' di sovrasterzo, ma riesce a tenerla bene. Tanto per guadagnare il più possibile, Caster finisce con le ruote sinistre
sull'erba, fare meno strada possibile. Ancora Deep Mask intanto gira sull'1.45.4 al penultimo giro. Deep Mask si prepara adesso a passare sotto il traguardo. Per l'ultima volta, e va a vincere Deep Mask la prima gara Interforum, distanziato 6 secondi da Cree, suo compagno di squadra, quindi il feat fa doppietta in questa lobby. Non sappiamo ovviamente come sono andate le altre lobby, intanto vediamo che Matt e Caster sono sempre uguali, quindi andrei su Tex, che invece sta per tagliare il traguardo, affronta le ultime due curve e va a chiudere anche lui la sua gara. Abbiamo 86 secondi per completare la gara, dopo di lui sarà il turno di Lupin, che ha sognato il podio per un attimo, ha fatto una qualifica entusiasmantissima e chiude la sua gara in quarta posizione con l'ultimo giro in 1.51.5. Poi Mautz, distanziato di molto poco, era arrivato a 4 secondi Mautz, purtroppo anche per lui un errore che ha condizionato la sua gara, e qui la coppia di serata, Matt con Caster, sono arrivati vicini vicini fino alla fine, con Chris che li segue, Chris Otto, bravissimi loro, hanno tenuto parecchio l'attenzione su di loro per stasera. Vanno a chiudere in sesta, settima e ottava posizione. Peccato perché con Apiculture poteva essere una bella sfida. Ora torniamo un attimo. No, così mi dà gara finita. Quindi posizioni finali di Mask, Cree, Tex, Lupin, Mautz, Caster, Matimat e Chris. Quindi Caster aveva penalità. Matimat aveva penalità, quindi Caster riesce a sorpassarlo in pista, per questo allora durante la gara non voleva forzare l'attacco. Poi abbiamo Chris, Kurkuz e Cecco con ritirati i due ragazzi che non sono riusciti a terminare la gara. Ora inviterei in party, se riusciamo, il podio, quindi Tex, Cree e Dib, vediamo se riesco a suggerire. Sono, abbiamo Cree, Dib e manca solo Tex a completare il podio di questa lobby. Ok, Tex si è unito, adesso aspettiamo che arrivino anche gli altri due. Bravissimo Tex, un grandissimo terzo posto. Buonasera. Ciao ragazzi. Arrivato anche Dib, vincitore di questa prima gara di lobby, questa lobby. Aspettiamo che arrivi anche Cree, eccolo qui. Allora ragazzi, datemi un secondo che Cree diventi connesso anche lui. Cree, mi senti? Sì, benissimo. Ottimo, eccoci qua. Allora partirei dal vincitore, da Dib. Ti conosco, secondo me un po' ti rode che non sei riuscito a fare la pole, ma c'è stata una grandissima gara da parte di te e di Cree. Avete fatto una gara ottima. Cos'hai da dirci? Come l'hai vissuta? Sia la pole che poi la gara in generale. Allora, mi conosci bene, Marcolino. Mi conosci bene. Sì, la qualifica devo dire che non ho azzeccato un giro, credo che il giro che ho fatto l'ho fatto alzando il piede nel settore centrale per togliermi la penalità. Poi mi volevo congratulare con Cree e con Tex, che anche loro hanno fatto una bella prestazione. E io devo essere sincero,
la mia gara è stata molto lineare, ho preso subito il primo posto, poi ho deciso di spingere i primi giri e poi gestire la gara perché non aveva senso rischiare di Sì, perché rovinarsela. ricordiamo che l'abilità è proprio quella, perché ovviamente noi siamo il podio di questa stanza, però ci sono altre tre stanze di cui non sappiamo come sia finita, quindi l'abilità sta proprio nel riuscire a girare veloci senza rischiare di perdere tempo. Invece Cri hai fatto un giro da qualifica pauroso, 1:43,6, se non ricordo male. Sì, corretto. 1:43,6, non so se sia il tuo record personale, ma è stato un giro favoloso. Tra l'altro, non so, lo diciamo a Dibbo, no, che gli ultimi minuti di qualifica tu hai caricato l'assetto da gara e hai provato già con il a pieno carico. Esatto. Gli ultimi 7 minuti sì, perché volevo abituarmi alle gomme dure, però gareggiando con il meteo nuvoloso ci volevano almeno 4 giri per mandare in temperatura, quindi è praticamente stato inutile. E comunque voglio completarmi con Dib che aveva un passo paura e con Tex che è rimasto dietro, praticamente avevamo lo stesso passo e probabilmente ha fatto degli errori di troppo e niente, complimenti a tutti. Che hanno pagato un po'. Infatti, il povero Tex è stato quello che ha avuto la gara forse più difficile di questo podio, perché è partito quarto, se non sbaglio, giusto? No, sono partito quinto perché è Quinto, ecco. caduto il mio È socio, giusto, Capi, giusto, è vero. sono Perché arrivato sì, sesto. sono caduti in due, quindi sei partito quinto, poi sei riuscito a salire, qualche errore, com'è andata la tua gara? Magari è andata meglio del previsto alla fin fine, a parte gli errori alla fine. All'inizio potevo anche stare dietro il Cree, ma avevo Lupin lì davanti che non si faceva passare e lì ho perso i primi secondi e dopo mi sono girato due volte e un paio di volte ho dovuto alzare il piede per togliermi la penalità e ho beccato i 44 alla fine, che sono un po' troppi, però dai, almeno sono arrivato senza fare troppissimi Assolutamente danni. sì, ora dovremo aspettare che anche le altre lobby finiscano prima di distillare la classifica finale. Bravissimi comunque anche tutti gli altri ragazzi che hanno preso parte a questa gara perché non era assolutamente semplice. Le macchine non erano facili da gestire fino alla fine, infatti abbiamo notato i tempi che si sono alzati, ma avete fatto dei temponi anche sul finale. Quindi io rinnovo i complimenti a tutti quanti. Il prossimo appuntamento è il 21 ottobre a Spa con le Ferrari 488, che è la combo che è stata scelta dai ragazzi di Fit. Questa era la combo del Drive for Fun. E un ringraziamento ai tre ragazzi che hanno partecipato adesso alle interviste finali e a Black Sheep che ha fatto la regia in modo ottimale del GP. Ringrazio tutti quanti e vi saluto, l'appuntamento è alla prossima allora.